Oggi all'Ergife si parla di un tema importante, soprattutto un tema di grande attualità, la nostra salute e soprattutto il sistema sanitario nazionale, come farlo diventare più sostenibile, anche più efficiente e io dico anche più eccellente. Intanto ne parliamo proprio con lei. Beh, diciamo in termini informatici sono sinonimi quelli che lei ha citato. Sostenibile significa non sprecare denaro pubblico, perché gli investimenti che si vanno a fare nel tempo restino durevoli e garantiscano sempre la possibilità di un aggiornamento continuo. Efficiente significa che a parità di erogazione di servizi, di qualità di servizi, otteniamo un ridimensionamento della spesa. Eccellente, diciamo, è una parola che ci coinvolge personalmente, perché in questo momento siamo gli unici ad aver fatto una piattaforma informatica ad uso e consumo sanitario che è proiettata ormai verso il futuro. Poi la illustrerò durante l'intervento del convegno. Naturalmente questi sono temi importanti per un dibattito sempre più attuale, ma secondo lei il nostro sistema paese è pronto e adeguato o si dovrà adeguare ancora meglio in futuro? Dunque, la sanità italiana è citata come essere una delle sanità più importanti e funzionali al mondo, quindi dal punto di vista della professione strettamente medica abbiamo professionisti che ci invidiano in tutto il mondo proprio, per cui in questo momento diciamo la funzione istituzionale dovrebbe riuscire a garantire ai professionisti della salute diciamo quegli assetti tecnico-organizzativi a supporto e quindi riuscire a erogare i loro servizi in maniera sempre più efficiente e soprattutto in una condizione che soddisfi sempre maggiormente il paziente cittadino. Benissimo, noi la ringraziamo e la lasciamo al suo intervento ufficiale.